Bentornati guerrieri e bentornate guerriere qui su LR Channel. In questo video vedremo la terza fase per delineare i nostri obiettivi. Se siete curiosi di sapere qual è e di sapere come funziona, ovviamente non vi rimane che guardare questo video, ma prima vi chiedo un like di supporto, iscrivetevi al canale e soprattutto attivate le notifiche per rimanere sempre aggiornati sui video di LR Channel. Io vi mando il solito bacio e vi aspetto dopo la sigla. Oh, bentornati e bentornate, questa rubrica ci sta dando un po' di soddisfazione? Secondo me sì, sono certa che questa rubrica sarà ricca, ricchissima di soddisfazioni, sia per me che la sto facendo, sia per voi che la state guardando e che non mancate ogni giovedì a questo appuntamento mattutino. Io vi ringrazio veramente fin da adesso con tutto il cuore. Vediamo insieme quindi qual è la terza fase per fissare i nostri obiettivi. Abbiamo detto che la prima fase era quella di fare una scelta, la seconda fase quella di dare una deadline, la terza fase è quella che io chiamo la fase delle liste. Ragazzi, le liste, la to-do list, a parte che va di moda, va di stramoda, ma le liste aiutano tantissimo perché ti permettono di non dimenticarti nulla e di tenere sott'occhio proprio visivamente tutto quello che ti serve. Ma la lista che io vi suggerisco di fare è una lista aperta. Come funziona? Allora, voi vi prendete un bel quadernino, quello dove avete scritto, perché l'obiettivo andava scritto, quello dove avete scritto qual è il vostro obiettivo, dove gli avete dato la sua bella deadline, all'interno di quel foglio o di quel quaderno iniziate a scrivere quali sono tutte le cose che vi porteranno, che vi potrebbero portare al raggiungimento del vostro obiettivo, al compimento della vostra scelta di vita. Questa lista lasciatela aperta, perché? Perché ogni volta che, soprattutto durante questa settimana in cui farete sicuramente in maniera molto molto costante questo esercizio che vi sto per dire, ogni volta che penserete al vostro obiettivo vi verrà in mente qualche cosa che vi potrà aiutare a realizzarlo. E vedrete che durante questa settimana vi verranno in mente tante cose alle quali non avete pensato. Se vi focalizzate sul vostro obiettivo e sapete di poter contare sul fatto di poterlo suddividere, come dicevamo al punto numero 2, andatevelo a vedere, ve lo lascio nelle schede, vi verranno in mente tutta una serie di passaggi intermedi a cui sicuramente inizialmente non avete pensato. Per cui scriveteli e temporizzateli, esattamente come vi dicevo al punto 2, e fate sì che questa lista vi sia sempre sotto gli occhi. Per cui vi consiglio, è una cosa che faccio io, ma potete farla benissimo anche voi, ogni mattina o ogni sera, o ogni mattina e ogni sera, leggete la lista, dategli solo un'occhiata, veloce veloce, non dovete soffermarvi, semplicemente guardate e vedrete che il vostro cervello funziona anche senza che voi gli diate gli input in maniera specifica e in maniera completamente volontaria. Il vostro cervello funzionerà lo stesso e andrà avanti a cercare di capire come pianificare e come realizzare tutti quei piccoli obiettivi intermedi che avete scritto nella vostra bellissima lista. Quindi ripetiamo insieme, fase numero 3, scrivere una lista di tutte quelle azioni, meccanismi, relazioni, persone, cose, città, capitali, frutta, che vi potranno servire a raggiungere il vostro obiettivo. Qualunque cosa vi venga in mente la dovete scrivere e la lista rimane aperta. Ragazzi, se questo video vi è piaciuto vi chiedo di lasciarmi tanti tanti like, ma soprattutto di condividerlo sui vostri social e magari anche taggarmi. Il mio intento, l'intento che mi muove a realizzare questi video impegnandomi, trovando sempre dei contenuti, strutturandoli in maniera tale che siano fruibili dalla maggior parte delle persone che vede i video, è quello di aiutare questa nostra società a migliorare. Come sapete, io non credo nella lamentela, non credo nel giudizio, ma nel momento in cui mi rendo conto che in qualche cosa non rappresenta i valori all'interno dei quali io vorrei vivere, l'unica cosa che mi viene di fare, al posto di lamentarmi e giudicare, è semplicemente quello di contribuire a cambiare le cose. Se vi muove lo stesso valore, se vi muove lo stesso desiderio di contribuire a cambiare la nostra società,
condividete questo video, condividete anche quelli, gli altri che trovate in rete, di altri colleghi che parlano di queste cose. Condividete i video perché così, se hanno aiutato voi a migliorare magari la vostra vita, potranno aiutare anche tanti altri a migliorare la loro. E tante vite migliori formano una società di gente migliore, più felice, più consapevole, più responsabile. Boh, detto questo, io vi aspetto giovedì prossimo per un altro video sulla quarta fase per fissare un obiettivo raggiungibile. A me non rimane che ricordarvi che se volete potete anche iscrivervi su LR Channel e soprattutto attivando la campanella rimarrete sempre aggiornati su tutti i video che pubblicherò. Io vi saluto con il solito bacio e tantissimo, ma tantissimo amore.